un racconto di come funzionano due grossi sistemi economici. Capisco la mia simpatia per il Neanderthal, perché il mio modo di vivere, il modo economico, la sopravvivenza, no? Sì, però sopravvivenza, cioè la sussistenza, cosa vuol dire? Vuol dire poter vivere dentro una dimensione temporale, quindi sussistenza vuol dire anche avere qualcosa per il futuro, per le incertezze a livello sociale, non a livello individuale, avere le risorse per... Quella è la sussistenza, che è socialmente determinata. Sussistenza vuol dire anche feste, parties, musica, cultura, libri, quella è la sussistenza, sì, cioè, sì, la sussistenza è socialmente determinata, la sussistenza è la base materiale. Ivan Illich diceva del vernacolare, perché i procomuni sono dentro la dimensione del vernacolare, cioè la dimensione del vernacolare, che è diverso dalla dimensione dell'economico, è la dimensione dove noi abbiamo relazioni dirette, dove noi ci confrontiamo, magari litighiamo su delle questioni e poi magari cerchiamo di mediare, oppure magari ci dividiamo in processi scismogenetici, come li chiamava Bateson, di divisione del sociale. Non è una roba romantica questa roba qua, è però una dimensione della vita che ha a che fare con relazioni dirette, no? Ora. Ora, ma anche ieri e domani, però relazioni dirette in cui si minimizza il meccanismo sopra le nostre vite, perché noi siamo parte di coloro che intervengono sulla definizione delle condizioni della nostra vita, no? Mentre nella vita tu esci e trovi condizioni definite sempre da altro, sempre di più, no? Per cui si limitano sempre più gli spazi. Noi dobbiamo cercare di trovare il modo di espandere la nostra capacità decisionale collettiva di definire la cooperazione sociale, perché noi dipendiamo gli uni dagli altri. E allora come la affrontiamo questa cooperazione sociale? Attraverso le regole del mercato capitalistico, attraverso altre regole che possiamo instaurare nei procomuni? Ma se instauriamo delle regole tra di noi, ma queste regole non sono condivise da livello sopra di noi, a quel punto come ci comportiamo? Quindi mi chiedo, ed è una domanda che veramente pongo, perché è una cosa che mi chiedo tutti i giorni, in che maniera possiamo creare un mondo alternativo, una visione alternativa del mondo, in un mondo dove nel momento in cui acquisisci una certa forza e cerchi di portare una certa visione, quella è l'etichetta, e con ogni forza e con ogni mezzo si cerca di annientarlo o comunque farti diventare il nemico pubblico. Qual è la differenza tra essere un criminale, cioè criminale e invece lotta per la giustizia? Allora, questo è un problema continuo in vari modi. Il potere cerca sempre di amplificare, di filtrare, è un meccanismo cibernetico proprio, di filtrare dalla società quelle cose che gli interessano e amplificare i messaggi che interessano al potere in quel dato contesto. E ovviamente il tentativo di criminalizzazione esiste sempre. Come lo affronti dipende chiaramente dai contesti particolari in cui ti trovi, non c'è una formula magica, ma io credo che se ci dovesse essere una formula magica, quella si basa sul tentativo di rendere i nostri confini porosi. Allora, qui chiaramente non vogliamo dare ricette, perché la storia è piena di esempi, di sconfitte, di vittorie. Beh, allora, possiamo solo imparare dalla storia. E io credo che qualsiasi procomune, no? Cioè dimensione del fare collettiva a qualsiasi scala, debba sempre mettere sulle sue porte, sui suoi confini, che devono essere sempre porosi e aperti in qualche modo all'esterno, includenti,
ed essere sempre capaci di meticciarsi con il sociale, che è plurale, moltitudinario. Ecco, io credo che debba mettersi sulle porte di ogni procomune il volto di Giano, quello che i romani mettevano davanti alle porte delle case o delle città, cioè un volto rivolto all'interno, un volto rivolto all'esterno. E all'interno ha a che fare con una consapevolezza delle contraddizioni che ci sono all'interno al procomune, no? Ci sono i rapporti di potere, non è che i procomuni sono isole felici. Cioè non è una comune non è una procomune, perché la procomune è funzionale alla riproduzione, come sì, dicevi. Ma può essere anche una comune classica, hippie, per carità, non è che... Non la dire. Comune è chiusa in chiusa, se stesso. Esatto. No, io sto parlando di appunto lo sguardo rivolto all'interno, perché? Perché all'interno ci sono contraddizioni che noi ci portiamo dalla società. C'è il lavoro gerarchico, c'è il patriarcato che si rigenera, cioè ognuno di noi si porta presso dei sedimenti che in certe circostanze riproduce, aiutano a riprodurre forme di potere, per cui la discussione, il dibattito, l'interazione e la lotta dentro, anche la lotta dentro i procomuni è importante. Poi l'occhio fuori, perché lo sguardo è rivolto all'infuori, perché nell'ambiente in cui qualsiasi procomune opera si riproducono le grandi gerarchie, le grandi strutture di potere del nostro mondo. Quindi dobbiamo avere una concezione anche strategica dei procomuni, romanticizzare, cioè strategico, capire il mondo in cui, il contesto in cui ci si muove e articolare interno e esterno in maniera tale da sviluppare strategie di non solo sopravvivenza ma di vitalità, di espansione, di connessione con altre. E questo è fondamentale, cioè non è la roba romantica, questo è il modello, lo applichi, è una continua lotta. Ma tu, lo stato delle cose rispetto allo sguardo che hai, ma come lo vedi? Perché la necessità di avere uno sguardo strategico a partire dalla realtà odierna dei procomuni in tumultuoso sviluppo, direi. Mm-hmm. No? Molto tumultuoso. Ma alle prese con questa altrettanto tumultuosa e straordinaria capacità dell'avversario, si diceva marzianamente, di sussumere, di utilizzare. Mm-hmm. Nel momento che la lotta, nei termini che configuravi inizialmente, sembra piuttosto in uno stato di estrema difficoltà, cioè lo stato delle cose, mi sembra che da una parte riveli questo grande sviluppo dei procomuni, ma A cosa fate riferimento quando dici sviluppo dei procomuni? È un disseminarsi pulviscolare, credo, no? No, dai livelli del volontariato. Ma anche quello lo facciamo sui social, lo facciamo gratis, no? Lo facciamo per condividere. Sì. L'ideologia di condivisione dei social è in questo senso. Io vedo la consapevolezza come forse misura della rivoluzione, se vuoi. Cioè, parlavi di social, però quanti sono consapevoli di che cosa sta dietro il fenomeno social, internet? È la consapevolezza e poi la visione strategica, perché io sono consapevole, non sono sui social, ma volendo li uso anche ai fini strategici miei, perché ciascuno di noi ha un progetto di vita e degli obiettivi. Allora, forse è sganciarsi da una manipolazione all'alto o esserne parte, è difficile uscirne completamente, bisognerebbe diventare degli eremiti per uscire completamente da questa cosa, solo che è solo la conoscenza che ti dà il potere di diventare stratega. Solo una battutina, ma la conoscenza è sempre conoscenza collettiva.
cioè l'intelligenza comune è, non è una coscienza individuale, certo. È conoscenza condivisa. Io invece penso che ultimamente la conoscenza non basti più, perché per esempio parlando dei social ci sono documentari, libri di massa, quindi roba vista veramente dalle masse in cui si parla di come fa Facebook, Instagram e i vari social a stare in piedi. Qual è la merce? Ok, siamo noi, cioè non è un segreto. Trovo che sia veramente un momento critico e pericoloso proprio perché ormai non è neanche più la conoscenza, cioè non bisogna neanche più tenere il segreto sulle malefatte. Perché tanto c'è impotenza assoluta. Non te lo devo tenere nascosto. Cioè, ti dico oggi questo, abbiamo invaso l'Iraq perché c'erano le armi di distruzione di massa. Dopo 2 anni, pubblicamente riconosciuto che è stata una finzione, che sono stati perpetrati crimini di guerra, che abbiamo noi come intero Occidente perpetrato dei crimini contro l'umanità. Cioè, quindi non c'è neanche più bisogno di tenere il segreto. E quindi mi chiedo, come si fa? Come si fa a scuotere le cose? Sì, come dire, scusa se forse riassumo magari in maniera impropria, ma è come se il senso di cos'è comune che è venuto meno. Cos'è questo fare per il comune? Cioè, là dove il comune non sai neanche più cos'è. Infatti bisogna crearlo il comune, ma quello stesso, ogni lotta è un momento di costituzione di ciò che è comune, di questo senso comune. In Francia lo vediamo, no? Allora, parlavi di impotenza. C'è una frase di Virno che mi viene in mente, Paolo Virno, che diceva l'impotenza. E chiaramente i nostri tempi sono i tempi dell'impotenza, cioè la percezione della incapacità, dell'impotenza di costruire un mondo diverso. Sappiamo che questo mondo è terribile dal punto di vista ecologico, sociale, però cioè, e che l'impotenza, diceva, è la contemplazione dei contrari, dell'interazione dei contrari. Questa la chiamerei la danza macabra dei contrari, i contrari sistemici che si ricreano, la ricchezza nel mezzo della povertà, la costruzione, la crescita produttiva nel mezzo della distruzione ecologica. Quello è la fondamenta del capitalismo. Sì, ma vuol dire che questi sono... creano bisogno e poi ti do sì, esatto, creative destruction, come si dice, creazione distruttiva, come dice Schumpeter. Quando noi contempliamo i contrari, li contempliamo, diciamo che quali altre vie ci sono? Devi trovare una via di uscita. La via di uscita, dov'è la speranza? Usiamo sta parola, dov'è la speranza? Però la speranza ha, molti marxisti hanno dei problemi a parlare di speranza. Ma diceva John Holloway in un recente libro, dov'è la speranza in tempi senza speranza? I tempi senza speranza sono i tempi dell'impotenza, cioè vedi sta roba qua, ci sei legato mani e piedi perché la tua riproduzione dipende da quello e non c'è nient'altro da fare. Dov'è la speranza in tempi senza speranza? E questa è la grande domanda.